Leggi e norme verso la semplificazione. Una petizione a tutela dell'infermiere pediatrico. Rinnovato l'accordo con il CIF ILO. Nella seduta del 12 luglio il Consiglio regionale ha proseguito l'esame dell'articolato e degli emendamenti al disegno di legge sulla semplificazione e sul riordino delle norme regionali. La discussione proseguirà nella prossima seduta. In copertina! A Palazzo Lascaris è continuata la discussione sul provvedimento di riordino e semplificazione delle norme regionali. L'Aula ha affrontato la seconda giornata di esame dell'articolato, che riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, personale regionale. In particolare, il Consiglio ha esaminato gli articoli sui servizi sociali e le IPAB, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti, poi respinti, dei gruppi Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Con il disegno di legge sulla semplificazione interverremo a modificare diverse leggi, approfittando della possibilità di fare delle modifiche puntuali a tutto il nostro patrimonio legislativo. Sono a volte degli interventi di restyling, a volte degli interventi di raccordo con la normativa nazionale e europea, a volte degli interventi di carattere emergenziale. Tra questi mi piace ricordare due che forse sono i più significativi, i più importanti. Il primo, per rafforzare i nostri strumenti di controllo e di sanzione in materia di strutture socioassistenziali, che parte dai brutti casi di Borgo Dale, di cui tutti sicuramente ricordano, e il secondo è quello della cosiddetta ecotassa, cioè un provvedimento che vuole dissuadere i consorzi dal conferire in discarica e incentivare quanto più possibile la raccolta differenziata. Nell'ambito del disegno di legge 210, licenziato dalla Commissione ora in aula, tra le tante materie affrontate c'è il tema dei servizi sociali. Finalmente si mette mano alla vigilanza delle strutture sociosanitarie dopo 12 anni in cui ci si è dimenticati del tema e ci sono state delle emergenze. Ora ci sono previste sanzioni, è previsto un coordinamento regionale che faccia sì che ci sia uno standard per quanto riguarda la vigilanza stessa e c'è un controllo crociato tra le ASL. Il Movimento 5 Stelle ha contribuito in maniera sostanziale al miglioramento di questo provvedimento. Tutela dell'infermiere pediatrico nell'esercizio della professione in continuità assistenziale su pazienti ospedalizzati e in regime di day hospital over 18, sofferenti per malattie croniche insorte in età infantile. È quanto chiedono gli infermieri pediatrici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, che il 13 luglio hanno consegnato una petizione al presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. L'iniziativa ha coinvolto anche gli studenti dei corsi di laurea di Torino e Novara. Attualmente in tutta Italia gli infermieri pediatrici sono circa 13.000, 2.000 in Piemonte, con una quarantina di nuovi laureati all'anno. È stato rinnovato tra il presidente Mauro Laus e il nuovo direttore Yang Guoliu il protocollo d'intesa tra l'Assemblea regionale e il Centro internazionale di formazione. Il documento prevede che il Consiglio regionale ospiti presso la propria sede i corsisti CIF ILO per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione Piemonte e collaborazioni per conferenze di rilievo internazionale. Da quest'anno vi sarà inoltre la possibilità di collaborare su progetti finanziabili dall'Unione Europea e di realizzare attività di formazione su media e norme internazionali del lavoro. Un rapporto consolidato nel tempo già da anni e ci sono delle note innovative. Note innovative, si cerca in pratica di creare sinergia e valorizzare la loro presenza qui nella nostra regione, nella città di Torino, sinergia soprattutto sulla conoscenza, sulla formazione delle tematiche relative al lavoro nel perimetro internazionale, non solo come nazionale, quindi un ragionamento anche di formazione e poi magari mettere appunto e creare delle sinergie anche su eventuali possibilità di attingere a finanziamenti europei in sinergie. Comunque c'è un brillante rapporto che ci portiamo indietro, come dicevo prima, ci portiamo dietro da tempo e con la mia presidenza sarà consolidato sempre di più. È importante continuare questa cooperazione, non solo per l'esperienza pluriennale maturata, ma anche per le numerose sfide che oggi richiedono di lavorare insieme. Mi riferisco alla crisi economica mondiale, alle problematiche di genere, alle criticità della disoccupazione e dell'immigrazione, che rendono necessaria una forte cooperazione con il governo regionale. Desideriamo imparare dall'esperienza locale e condividere qui, a livello regionale, le nostre esperienze internazionali.